L'Olocausto comunque quella messa in moto di un processo che è proprio a livello fisico, materiale, che permette, che ha permesso nella storia di eliminare proprio una razza radicalmente. E l'Olocausto è comunque più famoso, di cui noi più abbiamo conoscenza, è chiaramente quello che si è attuato con le leggi di Norimberga del 1936 nei confronti degli ebrei. Ma è quello più famoso, ma c'è gli olocausti. Ce ne sono tutti i giorni. Your mother's land, you're on your own, she's in your hand. Olocausto? No, paura, paura. Molte idee sull'Olocausto, qualche ricordo della scuola e forse qualcosa successa molto tempo fa e mi vengono in mente le grandi quantità di corpi ammassati, alcuni documentari visti a scuola e di contro forse magari un solo corpo che scappava. Sono stata ad Auschwitz e ho visto grandi pullman di turisti e non ricordo molto altro. Pelle attaccata alle ossa, in fosse comuni. Io vorrei fare un appello a tutti i giovani come me, di non dimenticare mai la strage dell'Olocausto, perché solo in questo modo si può evitare di ripetere lo stesso errore. Morte, penso morte. E poi penso a questo spazio che c'è nel museo a Berlino, che è un triangolo, come se fosse una parte della stella di David. È un triangolo acuto e non si vede niente, è tutto buio, soltanto in alto c'è la luce, ma è troppo lontana. È troppo lontana, non si riesce a raggiungere. E penso a questo, cioè penso al fatto di un futuro che esiste ma non è a portata tua in quel momento. Morte, è morte, la immagino così. Snell, 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 snell. Fosse piene di scheletri. Se penso solo ai bambini. I capelli e le ha messo un cartello al collo ed una camicia. Rise la gente e lei. Ed è quello che mi spaventa di più, è questo essere soggiogati, no? Da qualcosa di più grande che ti porta a cacciare fuori il male che hai dentro, no? Che ogni persona ha dentro. È quella cattiveria e quell'indifferenza nel fare determinate azioni. Ed è una cosa che secondo me succede ogni giorno in varie parti del mondo e
E l'Olocausto è un evento storico, ma secondo me ce ne sono anche altri in tutto il mondo e che possono succedere, succedono e succederanno. Quando penso all'Holocaust, per me è un tema che penso che è molto più attuale che uno di solito viene ricordato. È una cosa che spero che non venga ricordata solo come una cosa brutta tedesca, una cattiveria tedesca, ma una cosa attuale che tocca tutti noi, perché sta dentro di noi, gli esseri umani sono cattivi, sono come un virus, si stanno distruggendo il migliore, tutto, stanno forse anche distruggendo il migliore di noi, la migliore cosa dell'essere umano. E questa è la mia paura, è il mio ricordo di Holocaust. Allora, la prima parola che mi viene pensando all'Olocausto è freddo, il freddo dell'anima e del corpo che si prova visitando i campi di concentramento, però allo stesso tempo i campi di concentramento che ti riportano velocemente all'Olocausto danno una sensazione di paradosso, perché sono campi sterminati di verde, dove queste persone venivano rinchiuse ed era veramente un'oasi felice di verde, dove però le persone appunto paradossalmente venivano uccise. Penso all'Olocausto, provo tanta rabbia e paura, perché il pensiero di tanta violenza generata da un popolo così evoluto e progredito come quello tedesco di quegli anni, mi fa pensare che una cosa del genere, si possa ripetere in qualsiasi momento. Quindi è importante non abbassare mai la guardia e tenere sempre alta la memoria.